Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questa strepitosa puntata di Roletta 5 Channel. Voilà! Oggi siamo esattamente il 10 agosto, moglie mia non ti conosco, del 2021. Ordunque. Bene, oggi lavoro con imbecille, ma ieri, giorno 9 agosto 2021, come già avete visto in precedenza nei vari socials, sono andata per la prima volta con la mia macchina, raga, in autostrada. Ho realizzato il mio sogno dopo anni e anni che ero tipo piccolina, adolescente, di guidare io. Ho guidato io con la mia nuova macchina e sono andata finalmente ad Avola da mia nonna, da mia zia, dalle mie cugine, insomma. E ci siamo riviste tutti quanti insieme. Sono andata anche in campagna, ho fatto un sacco di strada veramente extreme. Però oggi per San Lorenzo nulla, mi tocca andare al lavoro e per giunta faccio il pomeriggio, quindi quando torno altro che stelle, vedo le stelle del letto. E non lo so, davvero, questo è quanto. Mia nonna ieri ha detto che, allora, mia nonna non mi vedeva da agosto, l'ultima volta forse l'ho vista a giugno, almeno 2 mesi fa, e mi ha detto che sono più magra. Beh, voi mi vedete più magra? A me sembra che sono sempre la stessa. Forse ho leggermente di qua meno pancia, ma sono sempre una donna molto impostata. Una donna delle Amazzoni o delle Amazzoni. E quindi niente. Niente, mia mamma mi ha fatto alta. E nulla. Che cosa vi devo dire, follettine e follettine? Con Chiara va. Dalla sera finché la barca va, lasciala andare. Ma lo sapete tutti, la convivenza purtroppo ha i suoi pro come ha i suoi contro. Però io credo che nella vita bisogna sempre, raga, avere un piano B. Intanto il piano A è questo, nel senso che di stare qua fin quando io non mi stufo, non mi annoio, fin quando io dico basta, non ce la faccio più. Quindi questo è il piano A. Il piano B è quello appunto di ritornare a casa di mio padre soltanto momentaneamente. Potrebbe anche passare altri 6-7 mesi per poi rifare l'ennesimo e conclusivo, fine, spero, trasferimento nella mia nuova futura casa, quella che poi in realtà io acquisterò e comprerò. Ma tutto ha a che fare col contratto di lavoro, con questo contratto di lavoro che purtroppo ho. Io, ragazzi, ho 1 anno e mezzo che già lavoro, in realtà basterebbe un altro 1 anno e mezzo per entrare con 3 anni effettivi, entrerei definitiva. Ma siccome c'è questo nuovo concorso che uscirà adesso a settembre, vedremo un pochettino il da farsi e le cose. Oltretutto, io comunque vorrei lo stesso andarmene a guardare delle case, ragazzi, che vedo, perché nella vita non si sa mai. Dai un'occhiata, fammi un'idea. Una casa, ve lo ripeto, sempre con giardinetto, piccolina, massimo divani. E poi parlare con una banca e con l'agenzia immobiliare, perché vorrei capire questa storia del contratto, perché se io, anche se ho questo contratto, diciamo determinato, slash precario, potrei fare lo stesso qualcosa, è meglio che inizio a farla adesso. Fondamentalmente la macchina già nuova ce l'ho, mi mancherebbe soltanto appunto acquistare la casa, ma comunque siamo ancora qua. Eh già. Niente, ripeto, ieri è stata davvero, ragazzi, una bellissima e grandissima emozione. Veramente ho realizzato un mio piccolo sogno e spero in realtà la prossima settimana che sono in ferie gratis non pagate di ritornare nuovamente ad Avola, almeno 2 volte sicuro, inizio e fine settimana, e nel mezzo puoi starmene qua a Catania, uscire, sbrigarmi con succe varie, andare a vedere gli amici. Quindi finalmente ho gli ultimi 3-4 giorni di lavoro e poi finalmente una settimana intera di relax per poi ritornare a fine mese al lavoro. E in tutto ciò sembra se non riaprono il palazzetto Signorelli, dove io ho lavorato come Covid, perché a Cencianelli do iatto, come si suol dire. Alcuni miei colleghi mi hanno avvisato e mi hanno detto: vedi Yolanda, che forse riapriremo di nuovo per essere Covid. Io, ragazzi, non ci voglio pensare, questo è uno spoiler veramente che vi sto dando di quello pazzesco. Io faccio finta che i miei colleghi non mi abbiano detto nulla, perché al sol pensiero che devo essere là, bardata, voi lo sapete, ragazzi, a 1 anno e mezzo che combattiamo con questo spacchiarola di Covid e io stessa sono veramente stufa, esaurita e non ce la faccio più. Veramente, non so che dirvi.
farò sicuramente un video a parte riguardando il Green Pass, nel senso di cosa ne penso io del mio pensiero, e sicuramente verrò attaccata tantissimo, però ve lo farò nel prossimo video. Per ora vi saluto, continuate a seguirmi e ciao!